abbiamo con Carmine parlato al termine della vittoriosa amichevole contro il Delta Rovigo, 2-1 il risultato finale, doppietta di Ilari. Partiamo innanzitutto da Rosario Bucolo, perché è uscito all'inizio del secondo tempo. Ci puoi tranquillizzare sulle sue condizioni? Ma ha sentito un indurimento muscolare proprio inizio ripresa e adesso verranno fatti gli accertamenti. Penso e spero che non sia niente di importante. Per quanto riguarda invece la partita, hai avuto ulteriormente delle indicazioni importanti? Direi che una giornata con un caldo torrido sicuramente non ha fatto in modo di dare da entrambe le squadre l'intensità giusta, e direi che per 45-60 minuti la squadra si è ben comportata. Poi il caldo ha fatto in modo di far abbassare i ritmi, quindi tante cose venivano non salvaguardate, anche se il gol l'abbiamo preso fine primo tempo e questo non va bene. Per quanto riguarda invece la new entry, è arrivato l'argentino Podio, ha giocato uno spezzone importante di secondo tempo. Le tue impressioni su questo giocatore, visto che era la prima volta? Ma sicuramente ha dimostrato qualità, un ottimo piede e una buona vista periferica, quindi direi che queste, anche se ripeto il ritmo del secondo tempo è calato molto, sicuramente ha mostrato buone qualità tecniche. Un'ultima domanda doverosa sul sorteggio di Coppa Italia: c'è anche il Pordenone nel girone, l'hai già detto, per te sarà un'emozione, ma pensi solo al Padova? Comunque immagino che rivedere i colori con cui hai vinto tutto in Serie D sia comunque emozionante. Sì, diciamo che da entrambe le squadre comunque c'è qualche cosa del sottoscritto, perché da giocatore ho giocato a Mantova, a Pordenone ho allenato, quindi da entrambe le società sicuramente ci sono dei ricordi positivi, quindi da un lato rivivrò dei ricordi, dall'altra il mio obiettivo è cercare di portare a casa i tre punti.